Appassionati di futsal, buonasera e bentornati al Palazzetto dello Sport di Monteprandone in provincia di Ascoli Piceno. Dunque il giorno delle semifinali scudetto della Final Seven Juniores femminile, la prima semifinale a cui ci accingiamo ad assistere è quella che mette di fronte la Polisportiva Bisaccese al Città di Falconara, e sarà il Falconara a battere il calcio d'inizio, formazione marchigiana che è in maglia nera, inizia con il suo capitano Arianna Costantini. Affronterà la partita la squadra campana, che lo ricordiamo è qui solo con sei giocatrici, quindi un solo cambio a disposizione. Attenzione il Falconara all'attacco e c'è subito il gol del vantaggio. Martina Centola dopo 49 secondi sbloccano la gara le ragazze marchigiane, ottima circolazione di palla, buon raggruppamento difensivo della Bisaccese. La Sala sbroglia la minaccia, attenzione 2 contro 0, attenzione il pareggio, sicurezza al minuto 5:51, impatto alla Bisaccese, l'avevamo detto, dopo il gol incassato a freddo, 49 secondi, ancora Braccia, capitano della Bisaccese, guida la ripartenza, il destro, Fakaros si oppone, ma non può nulla sul tap-in, ancora di Alichea, sicurezza. Circolazione di palla per il Falconara, buono lo slalom, attenzione, attenzione perché la porta è vuota e arriva il pareggio ancora di Centola al minuto 9:30, ma pregevolissimo lo slalom di Marta Severini. Brigida La Sala va via poi a Severini, ottimo il servizio per sicurezza, sicurezza il sinistro, tripletta per Alichea, sicurezza che al minuto 5:23 riporta avanti la Bisaccese. Mentre salutiamo le persone collegate con la nostra diretta Facebook, ma arriva il quarto gol personale di sicurezza che intercetta un pallone e spalla alla porta al minuto 7:01, si gira sul destro. Costantini batte male la rimessa laterale, attenzione però perché perde il pallone, arriva il gol di Chiara Brutti, pallone bruttissimo perso in aria da Braccia, gliel'ha sradicato Brutti e al minuto 8:52 torna in partita il Falconara. Prova a fare possesso la Bisaccese, va via bene il capitano Braccia, ottima la sua azione, attenzione la scivolata, c'è l'autogol clamoroso di Chiara Brutti al minuto 13:36, autorete di Brutti che poi si fa male il portiere, ma si può continuare. Ancora Braccia, doppio passo, il destro, grandissimo gol di Anna Lucia Braccia, doppio passo, si porta il pallone sul destro, scarica una bordata dal basso verso l'alto, si è fatta praticamente mezzo campo, palla al piede, 4 minuti tondi da giocare. Prova il destro Severini, attenzione la parata imperfetta e arriva il gol di Costantini al minuto 16:04. Errore di Arianna Lapenna che non ha tenuto il pallone sulla puntata da distanza siderale di Severini. Torna a meno 2 il Falconara, c'è ancora una partita ma va via Braccia. In banda destra, Braccia, Braccia, il pallone d'oro per sicurezza che non può sbagliare al minuto 16:15, torna sul più 3. 1:47 da giocare, 3 gol da rimontare per il Falconara, è davvero vicina a una storica qualificazione in finale la Bisaccese. E arriva il gol di sicurezza, ancora lei, 6 reti, 2 secondi, 1 secondo. Arriva la sirena, si scatena l'esultanza come è normale e giusto che sia delle ragazze della Bisaccese.